creato. E lo cito per meglio far comprendere la questione. Quando dice, vabbè, che tutti i componenti possono comunque essere tutti dai lavoratori, sta esercitando tutti i diritti dei componenti della commissione, tranne quello del voto e quella della corresponsione del gettone di presenza, le volevo chiedere se siano tutti i diritti esclusi soltanto questi due, perché se siano tutti i diritti esclusi questi due, significherebbe che non ci sia alcun tipo di riduzione della spesa pubblica. Rispetto poi, viene rispettato l'articolo 38,6 del testo unico degli enti locali, viene rispettata la nota del Viminale di cui ha legato nella conferenza dei capigruppo, vengono rispettate le ultime sentenze intervenute rispetto al principio della proporzionalità all'interno delle concessioni e quello del voto ponderato. Vorrei delle risposte a questi due punti, grazie. Allora, prego il segretario di intervenire, grazie. Dell'azienda pubblica del comune, ma devo ricordare,
nel caso del pubblico, diciamo, cioè non la chiedono mai, ma io lo devo rimborsare, che non la chiedono mai è un problema di danno erariale che infatti non la chiede, non c'è questo. Io devo impegnare i soldi e devo essere pronto a pagare. Nei confronti delle aziende private questa non è. Poi, devo essere sincero, non diventano neanche molte ipotesi seguite da me direttamente, guarda caso, vicino delle tante ci mandano a venire su Rai 1, che sono quelle del comune di Cotone, dove questa eccessiva presenza di commissioni e di presenze in commissioni ha detto che davanti a Giretti per diciamo, giustificare almeno questo tipo di attività. Per cui l'articolo 25 parla di proporzionalità. Siamo in terzo. Sì. Garantire tutti i diritti del regolamento. Significa? Garantire il diritto. Allora, io non lo interpreto come garantire la partecipazione alla commissione, lo interpreto come garantire la possibilità di poter interloquire con la commissione. Ecco perché in un'ottica di rispetto di questo principio è stata prevista la possibilità della partecipazione alla commissione anche da parte del consigliere che non ne fa parte, il cosiddetto diritto di tribuna, a condizione che quel diritto di tribuna non abbia un costo nei confronti dell'ente e nei confronti soprattutto dei cittadini. Ma questo diciamo è così. Questa è una cosa. Vabbè, io per quanto riguarda il consegno pubblico. Grazie segretario. Consiglio Pugliese.